Salve a tutti signori, benvenuti a una puntata di questa serie su FIFA 22 con il nostro Dogger United. Ora, devo essere sincero con voi, questo è un secondo tentativo di registrazione. Io ho registrato già una volta questa, la puntata quella seguente. Il problema è che ho avuto di nuovo quel problema all'audio dell'audio che rimane come se fosse in ritardo rispetto alle immagini. Non so come è successo, comunque sto riprovando a registrarlo. Se questa registrazione sarà bene, sarà andata bene, vedrete questa versione, se no, vedrete, avrete visto quella precedente. Mi scuso, insomma, per la cosa eccetera. Comunque, andiamo a noi. Inizia campionato. Inizia campionato con il contro che era FinArps. Così possiamo vincere ogni anno. La fiducia è fondamentale. Non andiamoci calmi, eh. Perché qua in tutto questo ci chiedono in tutto questo ci chiedono di, come posso dire, siamo aperti tutti i ruoli, di vincere campionato, coppa, ci chiedono di vincere tutto. Una squadra che è ultimo campionato è arrivata straultima. Ma vabbè. Comunque, signori, andiamo subito al dunque. Sto registrando, castrando in qualche maniera. Comunque, andiamo al dunque. Cardo, noi siamo abbastanza pronti in tutto e per tutto. E quindi andiamo. Gioca partita, andiamo. Andiamo. È possibile che questa puntata io la registri, diciamo, in parti, nel senso. Questa registro adesso, poi magari la seconda parte di questa puntata, la seconda partita magari la registro in un altro momento, non lo so, vediamo. E seconda un attimo come riesco a combinarmi le situazioni, signori. Mi sto ritrovando purtroppo all'ultimo a dover riregistrare proprio per problema tecnico citato prima, ecco. E quindi io spero che stavolta vada bene. È un tentativo comunque sto facendo, sperando che di essere riuscito a sistemare la cosa. Detto questo, signori, noi siamo qui. Giochiamocela. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai Buon recupero del pallone, possono ripartire. ragazzi. Prosegue nella sua manzata. Qua. Quella Ricompone orca la palla miseria, va bene, bene. interrompendo una potenziale Calma. occasione da rete. Suggerimento Procedimento interessante. interessante. L'abbiamo visto visibilmente Ui. emozionato al suo ingresso in campo. È Orca. normale, si tratta della prima mancanza di squadra. Palla Mi. all'azione, Vabbè. prosegue. Resta alzata Fuori la gioco. bandierina. È Fuori pronta. gioco. Il Fuori gioco viene annullato. Decisione gioco. corretta. Fuori Continua a gioco. rimanere Fuori posizionato male. gioco. Fuori Infatti non gioco. protesta nemmeno. Male. Lancio. Auger. Ferma tutto e Niente. riconquista il pallone. Da che. Ok. Kenny. Bella Palla sul palla. doppio perché è solo. Che gol fantastico! Autore della Grandissimo. rete con una volata Grandissimo. spettacolare. Cardoso. 1-0. Questo replay del gol Parte consente bene, subito di andare a Cardoso. scavalcare il difensore. Lo Parte scatto di Kunagüero benissimo. consegna la consegna 1-0. e la palla al davanti. Undicesimo. Cardoso. Ed ecco dunque arrivato Dai il primo che. gol dell'incontro, 1-0. Vedo. Vedo possibile. Vedo una stagione possibile. Vedo possibile una stagione in cui, come posso dire, facciamo parte di questo campionato e non ne siamo un'aggiunta all'ultimo posto che prende legnate Lascia il da vantaggio. tutti. Arbitro che fischia il Non so fallo. perché ha fischiato suo fallo, ma vabbè, comunque, ce la possiamo fare, andiamoci a fare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Di qua. Auger. Però Può non c'è andare. nessuno. E Lottano per il vabbè. possesso palla. Bravo Hurtado. Di qua. Oh, c'è in mezzo. Interessante Cardoso. portiere Ancora entra niente. Va dentro per il bene. gol. Va Non bene, va siamo stati a bene. sorprendere. Noi ci siamo. Oh, c'è il calcio d'angolo. Calcio d'angolo Mezzo. battuto, palla in mezzo. E c'è il gol per Boh, lui. vabbè. Doppietta personale da capo di giornata. Vabbè, ragazzi. Niente, Cardoso si è sbloccato. Si è sbloccato Cardoso, Battuto alla signori. perfezione, trovando il gol come Si è dimostrato. sbloccato Una palla Cardoso. aerea perfetta, Due a perfetta zero. alle spalle del portiere.
Contro, tra l'altro, Finlandia, questa è squadra con la quale quasi sempre abbiamo preso legnate, tra l'altro, quindi... oh, bene! Mi sa che adesso siamo arrivati a una svolta! Mamma mia, attenzione, signori, attenzione! Attenzione! Oh, la stiamo giocando alla grandissima! Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi! Oh, no, 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 però, no, però, vai che è tua. De Genè, che è tua. Sereno, sereno. Ma cacchio, sereno, era tranquillo, come cacchio. Ma perché? Ma per quale È il rigore del possibile meno uno. Rigore impreciso. A posto. A posto. A posto così. Va bene. Qualcuno non... ok, calma. Stiamo molto calmi. Sì, Shaolin Soccer è partito. Cosa? Che cosa avete fischiato? Ma perché ste cose? Scusate. Cioè, per favore. Guarda quello. Ah. Ma. Mi sembrava avesse deviato Ken. Ok. Asherani. Vabbè, io sono scemo io però. Io qua è colpa mia, qua sono scemo io. Meno male che quello lo è in più di me. No. Tempreggia, tempreggia. Ma calma. Baguna. Baguna grande. Bravo Baguna. No. Sto dire che ci sta dicendo bene per certi versi. Sì, ci sta dicendo bene. Calma. No. 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 Ehi. Oh, Marinovic. Potevi andare direttamente sulla palla a bloccarla. No. Marinovic. Vabbè. Ragazzi, mi sembra che ci stiamo mettendo l'impegno. Oh. Fine primo tempo. 2-0. Stiamo giocando benone. Veramente benone. Mi stanno piacendo i ragazzi. Qua i ragazzi mi stanno piacendo anche molto. Bene così. Ora. 2-0. Signori. Possiamo portarla, possiamo farci a portarla a casa, eh. Dobbiamo soltanto reggere decentemente in difesa. E possiamo farlo. Dai ragazzi, porca miseria. Dai ragazzi, dai ragazzi. Bene, poggio di qua. Ok. Lancio, bello. Cerca il tiro. E c'è il gol. Meraviglioso in acrobazia. Mi si è trasformato sto giocatore. Si trasforma Cardoso. Cardoso completamente trasformato. Da una stagione all'altra, da così a così. A che non ne buttava una neanche per sbaglio, neanche se la tirava con le mani. A che tre gol alla prima di campionato. Passaggio calibrato male. Grandioso. Grandioso, signori, grandioso. Io. Diciamo, se il buongiorno si vede al mattino, mi sa che quest'anno qualche soddisfazione ce la possiamo levare. Dai, ragazzi. Porca miseria. Noi ragazzi. Dai ragazzi. Cambi, aspetta. Cambi. Perché sì. Allora, io direi Phillips e Lemon. Così centrocampo un attimo. E Coffi a posto di Andres. Così cambiamo tutto il centrocampo. Così forze fresche e si fa filtro. Lemon. Lancio lungo. No, vabbè. No. No, vabbè. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto Cardoso? E giù la difficoltà uguale, eh. Io voglio far vedere. Non posso far vedere difficoltà qua, però le slide, aspetta. Postazioni di gioco, voglio farlo vedere.
Video. Tutto 50. È tutto 50. Vedete, Cardoso trasformato. Cardoso superstar, cioè qua che a far via stop. No, ragazzi, con tutto senso che stop e tac. No, vabbè. Gara che No, sta per ma finire. lui A quanto è pare c'è una Cardoso. distanza Niente, insormontabile. Cardoso, vabbè. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, veramente pazzesco. Signori, mi sa Siamo che entrati stavolta ci nell'ultimo quarto siamo. d'ora. Cardoso ancora. Prova al lancio, stavolta prova a dare Valenza lui per Ciavia. l'assist, niente. Va bene, comunque. Interviene prima che sia Stiamo troppo tardi. andando alla grandissima, signori. 4-0, quando mai Pallone riconquistato, potevamo possibilità. immaginare 4-0 al Finarps. Dopo le prime due stagioni, come potevamo. Anticipa doppio Vabbè, su sto questa pure cross e per spazza. l'emozione, sto pure dimenticando come si parla. Dico, come potevamo immaginare un 4-0 al Finarps. Vabbè, comunque, signori, bene così. Direi che normalmente è chiusa, però Palla è riconquistata, possiamo FIFA. ripartire. È FIFA. Stiamo un altro po' attenti, vigili. Stiamo vigili. Riconquista il Dai controllo della ragazzi. palla Dai avversaria. ragazzi, passa sta cacchio di palla. Dai ragazzi. No, ecco. Occhio alla palla gol. Ah, E lo c'è sapevo io. gol, accorciano le distanze, porta Lo avanti. sapevo io. Facciamo un Serie di 33esimo. gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione. 83, anzi Vediamo se Pellegrini va 84esimo. dentro da lì. Un pallone del terzo uomo Yeah, e potrebbe sono quanti? aiutarlo a 6 colpirlo spettacolarmente. minuti più recupero. Ce la facciamo a non Non sono prendere 3 sicuro gol che in 6 minuti arrivino più l'ordine. recupero? Punteggio Io del voglio 4-1. sperare di sì. Vediamo. Dai ragazzi. Lascia partire Ferrazzone. Dai E c'è il gol. Partita in cassaforte ragazzi. No, adesso. vabbè, ragazzi, io. È il nostro Inzaghi. È il nostro Filippo Inzaghi. 5 gol in una partita. E la regia ci rimanda all'azione del gol. Questo 5 Si la è scorsa costruito stagione, un 5 cross gol l'aveva incredibile fatti sull'esterno da quando è avversario. arrivato La in continuata tutta la apertura spinta alle stagione. spalle Adesso del ne ha fatti portiere. una sola Portiere, partita. io continuo a chiedermi, Mamma mia, Cardoso. un Pazzesco. altro gol dunque, e adesso il Crotone Pazzesco. sul 5-1. Niente, e io. Vabbè, ok. Grande Cardoso. Grande Cardoso, signori. Io penso quasi Uova di davanti aver a capito il spazio. modo di sfruttare Cardoso e la squadra in Azione di rigore. generale. Questi lanci in profondità Questo pallone alti a giusto. scavalcare. E c'è Certo, il la gol. difesa Un rimane passino sempre. meno pesante in Vabbè, questa sto finale. giocando anche un po' più leggero, diciamo, di morale, Stava che 5 assistendo gol, all'altro incredibile dubito rigore. che, però, 7, 5 a 2 porca punteggio. miseria. Grandissimo Cardoso. Gioca Proviamo ancora di nuovo il lancio, Pellegrini. però stavolta non c'è Cardoso, niente. Alla grandissima, signora. Comunque alla grandissima. Vabbè, abbiamo subito il secondo gol. È comunque Attenzione perché preoccupante Pellegrini. la cosa di Ecco comunque la palla sulla subire, destra per Zaniolo. nonostante tutto, due gol, Rischia di aprire nonostante i due l'angolo. Un'azione centrali. compiuta per i padroni di Però, casa. signori, direi che è andata alla grandissima. Direi che è andata alla grandissima sta partita. Ora, io interrompo la registrazione. Voi, quello che vedrete voi sarà. Quello che vedrete voi sarà un taglio, uno stacco netto. Cardoso è un top player, assolutamente. Allora, poi. Non siamo secondi a nessuno. Vabbè, sì, non è vero, però va bene. Allora, è stato meglio segnare prima. Vabbè, ho piena fiducia nei miei giocatori. Va bene, sì, piena fiducia. Signori, piena fiducia. Ok, allora, io tanto per fare la valutazione, allenatore, cose varie. Per voi sarò un attimo. Interrompo qui perché per questioni di tempo devo rimandare la seconda parte della registrazione a un altro momento. Quindi, per voi un attimo, a fra poco. Rieccoci.
Oh, sono in un momento differente della giornata, penso sia notato. Per voi è stato un attimo, per me insomma qualche ora. E adesso andiamo. Andiamo a affrontare il Longford. Dopo una prima partita pazzesca, soprattutto la parte di del nostro Cardoso. 5 gol in una partita, poi uno più bello dell'altro. Oggi proprio iper protagonista, signori. E adesso siamo qua. Vediamo un po', la situazione quanto riguarda il tutto. Ma bene o male ci siamo. Ok, quindi andiamo, signori. Andiamo. Dai. Scusate. Non sono al meglio in questo momento, però. Però ci siamo. Dai. Io dimentico sempre il discorso delle maglie. Per fortuna riesco a riconoscerle, perché sono comunque due colori, diciamo, simili ma abbastanza diversi da riconoscersi più o meno a volo. Però porca miseria, io non è possibile che ogni volta ci deve essere sto problema. Intanto attenzione in mezzo. Ma chi era quello? Chiroga. Perché Chiroga era lì? Perché Chiroga era lì? Stato giallo, sì. Poi perché Chiroga era lì? Stava per segnare Chiroga così. È andato. Vabbè, allora. Non direi com'è. Allora. Ok. Ok. Io direi così. Boh. Una soluzione interessante. Niente, ma non grande sicurezza da parte del portiere. Io cerco di fare quella che chiama la maledetta tipo Ascelli. Però non me la. Non lo so. O sono questi che non la sanno fare, o non me la fa fare mai. Comunque, vediamo quello che riusciamo a fare. Dai ragazzi. Prova il blitz in avanti. Niente, vabbè. Dai ragazzi. Dai ragazzi. A Sharani. Sharani. Di qua, benissimo. Ok. Di là, Cardoso. Ancora Cardoso, non c'è lì. Oger. No, porca miseria. È ancora in mezzo. Niente. Rigore. 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 Attenzione. E batte Cardoso. Ha la chance di aprire le marcature. Niente. Ma io avevo un golato a sinistra. Com'è che l'ha tirata centrale? Vabbè. No. Calma. No. No. Bravo Marinovic. Bravo Marinovic, dai. Bravo Marinovic. Intanto qua c'è interventi animali, così come se piovesse praticamente. Così a martello da dietro, meraviglioso proprio. Fair play, come uno dice, fair play, la tocca piano. Questa volta ci sono un po' di problemi. Allora, calma, Baguna. Baguna no. No. Calma. No. No. No Chiroga, no Chiroga, non dove andarci Chiroga. Oh, no. Ok. Marius. Attenzione. Ma la finiamo, ecco. E insomma. Insomma. Cioè, se la sono andati a cercare, questo è il terzo animale così. Prima o poi un rosso doveva arrivare fuori. Bravo Chiroga. Orca. Calma. No, no, grande, grande Marinovic. Bravo Marinovic, dai. Poggia? No, no, non male. Va bene, calma, stiamo calmi. Pallone in mezzo. Calmi, no, oh,
portiere ci arriva. Dai. Ah, ripartiamo. Oni. Andres. 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 No. Per andare. Vai. Prova a far partire il tiro. Cardosso. 1-0 allo scadere. Contropiede. Sempre lui. Cecchino infallibile, signori. È pazzesco. Niente, è iniziato sta stagione e lui è diventato semplicemente pazzesco. Guarda qua. Ah, intanto bella azione contropiede e lui niente, non sbaglia più nulla. Edson Cardoso, signori. Non sbaglia più niente. Non sbaglia più niente. Assolutamente non sbaglia più nulla. Non so che dire, davvero non so che dire. Allora, tanto qua direi che però possiamo andare avanti così, poi più avanti vediamo qualche sostituzione, insomma. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ok, no, niente, però perché inizio ogni volta che c'è la palla al centro in mifono sempre così fermi? No, no, mamma mia, meno male. Mamma mia, Marinovic. Mamma mia, Marinovic. Scarani. No, Scarani. Calma. Calma, no. E vabbè, però. E niente. Vabbè. Vabbè. Io temporeggio. Temporeggio, ma niente, temporeggiare non serve questo gioco in difesa, niente, niente serve. Che cosa sta, chi te l'ha chiesto di fare sta cosa? Auger, chi te l'ha chiesto? Cardoso torna indietro addirittura a recuperare la palla. Auger, 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 non c'è nessuno, però c'è Cardoso. C'è che... No! No, l'ho presa male. Peccato. Va bene, dai. Ok. Ok, dai. Andres. 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 Mamma mia, Andres 2-1. E Ale. E Ale. Andres così lo lasciano andare, tranquillo. Si avvicina alla rigore. Entra nel rigore. Dice, vabbè. Dai che ci sono tiro. E la stampo lì. Palo rete. E Ale. Io mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato di togliere la suoneria. Provvedo subito. Ok. Va bene, va bene, signori, va bene. Adesso a noi. Adesso a noi, signori. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ha spazio per avanzare. Mi sa che era meglio fare una sostituzione. Può metterla dentro. Meno male. Meno male. Aspetta, cambi. Cambi, cambi. Fa Hurtado, non ne ha più. Certo, Hurtado, ma resistenza Hurtado come messo? Che c'è col polmone d'acciaio è Hurtado, però. Allora, io direi Phillips a posto di Hurtado. Coffi a posto di Andres. E poi... Poi però basta così. Diciamo che il terzo cambio me la penso. Per il terzo cambio. Di qua. Benissimo. Che Chiroga? Così. Chiroga sta... Chiroga ogni tanto prende e se ne va. Ma Chiroga, te ne vuoi tornare in difesa, per favore? Grazie. Perché sai com'è. Ma perché... No! Mandavi! Ma che fa? Dormite, ragazzi! Oh! Dai! Su! Cioè, la palla gli passa... Portiere, la palla gli passerà davanti, la guarda! Ah, ok. Fermo. Ce l'abbiamo fatta. Signori, iniziamo... Iniziamo questa stagione con due vittorie consecutive. E noi che in due periodi stagioni due vittorie consecutive non le abbiamo fatte mai. Alla grandissima. Cardoso sempre comunque meraviglioso, ma fa anche rima. Cardoso il meraviglioso, potevo
potremmo chiamare 6 gol in 2 partite. Io veramente cose allucinanti, cose incredibili, quasi irriconoscibile. Il nostro caro Cardoso. Bene così, signori, bene così. Ora poteva succedere di tutto. Mi si è buggato il morale, perfetto. Si è buggato di nuovo il morale. Non è stato facile, si è buggato il morale. E vabbè. E niente, purtroppo così a volte. Che ci possiamo fare? Comunque, io direi andrei giusto un po' avanti. Andrei giusto un po' avanti. Allora. Lo Steven Age vuole O'Reilly. O'Reilly, che tutta sincera onestà glielo possiamo dare a cuor leggero. Ciao O'Reilly. O'Reilly è l'altro, possiamo tranquillamente venderli. Poi allora, andiamo un altro po' avanti. Voglio arrivare alla prossima partita che poi ovviamente giocherò nella prossima puntata. Benissimo, e non guardiamo la classifica perché è bugiarda, non la guardiamo, signori, non guardiamo la classifica, non la guardiamo. Guardiamo soltanto partita per partita, e le prossime partite saranno San Paz e Sligo Rovers. Signori, detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.